Seconda parte, cari amici del tubo, sempre a Carpiano, Hotel Amérique, l'hotel dell'amore sulla strada dell'amore, amore un po' trash, insieme ad Hermes e a Paolo Rusconi andiamo a visitare la seconda parte e passiamo dal Ponte dei Sospiri, che è questo qua. Seguiteci, andiamo. Chi vi mostra il marcio in questa città? City Report! Chi chiami nel momento di difficoltà? City Report! Tra edifici abbandonati, quartieri vandalizzati, noi entreremo, ci siamo già entrati. City Report! Stai attento, ma dove vai? Le storie in città non finiscono mai. City Report! City Report! Siamo nelle stanze che iniziano per 5, 5.20, 5.18, 5.19. Ci sono parecchie masserizie, facciamo continuare il nostro Paolo la sua carrellata. Ed ecco che gli ospiti della camera 516 confermano il punteggio dell'albergo. Un bel 5 stelle. Alla 514 invece, cari amici, senti quei chiodi qua, i signori sono contenti, hanno anche una luce propria. Stanza 514, siamo all'ultimo piano della seconda struttura. Come vedete qui si cucinava, si mangiava, ci sono pentole, alcol, zucchero, ma che ci fosse fuoco vivo a parte la sedia lo si vede per questo pezzo di muro che è andato tutto bruciato e questo mezzo uomo disegnato qui che, boh, diteci voi cosa vi rappresenta, se avete qualche idea. Intanto continuiamo a riprendere qui. Vedete che ci sono anche i bicchieri, segno proprio di un bivacco andata male questo perché è bruciato. Questo che cos'è? Alamal, Aliamal, quei cammelli, credo che sia qualcosa di nordafricano, quindi ci potrebbe dare una mezza idea su magari chi c'era qui. E quello che vedete in fondo non è un occupante abusivo ma è il nostro Hermes, perché stiamo continuando a visitare la struttura. Vi ricordo che siamo all'Amérique, siamo nella città metropolitana di Milano, siamo tra Carpiano e Locate Triuzzi, ai fianchi della strada dell'amore, e stiamo proseguendo. Paolo, ci sono delle buche qua ogni tanto, mancano i tombini. Notiamo che tutto il corridoio ci sono queste buche, capiamo perché abbiano tolto. Sono delle trappole. Sì, quelle. Sicuramente per evitare. Che di notte qualcuno. Sì, per evitare che di notte arrivi gente o ospiti indesiderati, sì. E quindi c'è da fare molta attenzione, anche di giorno che comunque la luminosità è molto scarsa.
cari amici, giornata nebbiosa qui nel retro dell'America, e anche qui dietro, come state vedendo dalle immagini, c'è una discarica permanente. Guardate quanti rifiuti ferrosi, plastiche, legni, sacchetti che non si sa di che cosa, che inquinano tutta questa parte che è del Parco Agricolo Sud Milano. È veramente pieno, guardate qua. È stata tutta disseminata di questa roba qui. Ed ecco, questo è il fuoristrada della fine dell'anno. Siamo in fuoristrada, in mezzo ai detriti, alle discariche, la città metropolitana trash che vi descriviamo ogni settimana. E siamo in uscita, con molta attenzione perché si rischia di farsi male. Come sempre vi dico, mi raccomando, non ripetete quello che facciamo, lo fate a vostro rischio e pericolo, noi ve lo sconsigliamo. E anche il nostro Paolo Rusconi adesso dovrà uscire. Piede. Buona. Buona. Bene, abbiamo visitato questo albergo, due puntate, ci è piaciuto molto, bisognerà rivedere il punteggio perché abbiamo, diciamo, delle piccole perdite e la piscina dove mi sono inumidito io non era segnalata, quindi non era compresa, non era quella che ci piaceva. Per oggi da Carpiano insieme ad Hermes e Paolo Rusconi chiudiamo con la visita all'Hotel Americ, ci vediamo per la prossima puntata, seguiteci e commentate quello che avete visto anche questa settimana. Alla prossima, City Report.